Attimi di paura sulla pista dell'aeroporto di Fiumicino, dove un aeroplano con 178 persone a bordo ha preso fuoco. È accaduto intorno alle 22 di martedì 17 ottobre al decollo di un Airbus 321 della compagnia portoghese KAP. Per cause imprecisate, un motore del velivolo è andato in fiamme, richiedendo l'intervento dei soccorritori. Sulla pista del Leonardo da Vinci si è attivato l'impianto di soccorso dei Vigili del Fuoco, del Comando di Roma, con le squadre aeroportuali intervenute in pochi minuti. Spento l'incendio, l'aereo è stato messo in sicurezza e spostato dalla pista. A bordo dell'aeroplano si trovavano 7 persone dell'equipaggio e 171 passeggeri. Nessuno è rimasto ferito. Le fiamme sono state domate intorno alle 23:00.